abbiamo, Signore. Colui che ci hai amato fin dal grembo di nostra mamma. La tua parola dice che quando eravamo una massa informe, il nostro corpo ancora non aveva senso, tu ci hai amato già. Quando noi fuggivamo lontano dalla tua presenza, tu ci amavi. Quando voltavamo le spalle a te, tu continuavi ad amarci. Quando eravamo nemici della croce, nemici del tuo figlio Gesù Cristo, tu ci hai amato. E proprio su quella croce tu ci hai dimostrato il tuo amore. Proprio su quel legno tu ci hai dimostrato quanto ci ami. Pronto a dare il meglio che tu avevi. L'unico tuo figlio per noi. Questa sera ancora una volta noi ti vogliamo ringraziare, caro papà, per l'onore che abbiamo di appartenere alla tua famiglia, Signore. Non c'è ricchezza maggiore per noi poter fare parte della tua famiglia. Noi non ci vergogniamo di essere chiamati tuoi figli. Non lo faremo mai di vergognarci, Signore. Che sappiamo da cosa ci hai tratti fuori, sappiamo come ci hai amato, come ci ami. Come dice la tua parola, noi siamo i tuoi testimoni. Noi testimoniamo il tuo amore, la tua grazia, la tua misericordia, le tue compassioni che per noi si rinnovano di giorno in giorno in giorno. Vogliamo dirti grazie. Grazie Padre per la tua cura dolce e tenera che hai verso di noi. Grazie Gesù che sei stato pronto ad offrire la tua croce per la nostra salvezza. Grazie Spirito Santo per la pazienza che hai con noi. Grazie per come ci ami. Grazie per come ci guidi, grazie per come intervieni nella nostra vita, anche a nostra insaputa. Tu sei sempre con noi. Siamo noi che non ti vediamo, siamo noi che non ci accorgiamo di te, ma tu sei sempre con noi. E ti vogliamo ringraziare, Spirito Santo, per la tua gentilezza verso di noi, per la tua bontà verso di noi. I tuoi dolci sussurri, per come tu sussurri le tue parole nel nostro cuore, nell'anima nostra, per come sei pronto giorno dopo giorno a curare l'anima nostra e a curare l'anima nostra, a consolare l'anima nostra. E questa sera vogliamo dirti grazie, grazie. Ci sono tante cose, Signore, per ringraziarti. Ringraziamo per questo luogo che abbiamo la possibilità
di poter stare insieme. Ti ringraziamo per i nostri coniugi. Ti ringraziamo, Spirito Santo, per i figli. Ti ringraziamo per i fratelli. Signore, per la nostra famiglia naturale, ma anche per la famiglia spirituale. Ti ringraziamo perché sappiamo che ci sono delle persone che pregano per noi, ci sono delle autorità che pregano per noi. Ti ringraziamo perché c'è tu, Signore, hai messo attorno a noi delle persone che ci amano. Grazie, Signore, per il posto dove tu ci hai messo, per la città dove tu ci hai messo, Signore. Grazie per la popolazione del Friuli Venezia Giulia, grazie, Signore, per queste persone che ci hanno accolto con onore, Signore. Grazie per le autorità, Signore, che tu hai stabilito. Grazie perché abbiamo un tetto dove poterci riparare. Grazie perché sulle nostre tavole non manca mai il cibo, Signore. Grazie per la salute che tu ci hai dato. Grazie per il dono della voce che tu ci hai dato. Grazie, Signore, per la forza che metti nel nostro corpo. Grazie, Spirito Santo, per le guarigioni continue, anche fisiche, che tu operi continuamente nel nostro corpo, anche a nostra insaputa. Grazie, papà, perché tu per i tuoi figli hai solo pensieri di pace. Tu per i tuoi figli vuoi solo ed esclusivamente il meglio e il bene. E ti chiediamo perdono questa sera, Spirito Santo, ti chiediamo perdono, caro Padre, se delle volte anche solo pensiamo che tu non ti stai prendendo cura di noi. Ti vogliamo chiedere perdono per tutte quelle volte che abbiamo detto che tu non ti sei preso cura di noi. Ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che abbiamo pensato di essere da soli, quando tu in effetti sei stato sempre con noi, perché la tua parola dice che Gesù sarebbe stato sempre con noi. Ti chiediamo perdono, Padre, quando abbiamo pensato male dei fratelli, quando abbiamo parlato male dei fratelli, quando abbiamo agito scorrettamente verso i fratelli. Ti chiediamo perdono quando non abbiamo dato del meglio del nostro tempo a te. Quando tu ci hai dato il tempo, ci hai regalato il tempo, Signore. Ci hai regalato, Signore, le stagioni, ci hai regalato, Signore, l'acqua che scende dal cielo. Ci hai donato il sole che sorge la mattina. Ci hai donato le meraviglie quando il sole tramonta. Hai dipinto il cielo per noi, Signore. Tante volte di tutte queste meraviglie, di tutte queste ricchezze non ce ne rendiamo conto. Grazie perché tu hai provveduto il lavoro per noi. Grazie perché ci hai messo delle persone che ci hanno offerto il lavoro, Signore, ci hanno accolto nei momenti di difficoltà. Grazie perché nel momento giusto, Signore, tu ci hai messo sempre le persone giuste al fianco come risposta alla nostra preghiera, ma noi pensavamo, Signore, che eravamo da soli, o forse pensavamo di aver fatto bene noi, ma in effetti, Signore, sei stato tu che hai creato delle connessioni divine, e noi pensavamo che erano connessioni umane, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per come tu ti sei usato anche di persone che non avevano il tuo santo timore, ma le hai usate per il nostro bene, Signore. Noi vogliamo benedire, Signore, nel mio cuore c'è gratitudine per le persone che mi hanno accolto su questo territorio, Signore. Signore, grazie per i vicini di questo locale, Signore, grazie per le persone, Signore, che nel vicinato qua, Signore, si mettono a disposizione, ci amano, ci onorano. Grazie per tutti i favori che abbiamo ricevuto da questa persona. Sappiamo che non è stato per la nostra bravura, ma perché è stata la tua grazia che ha operato, Signore, nel cuore di questa persona per farci del bene. Noi questa sera ti vogliamo pregare, caro Padre, Signore, per tutte queste persone
che ancora non hanno ricevuto Cristo Gesù nella loro vita. Ti preghiamo per i nostri vicini di casa, ti preghiamo per questi, Signore, le persone che abitano nel vicinato, qua nel luogo dove siamo, per la città di Campoformido, Signore, per come ci ha accolto. Signore, grazie perché quest'anno facciamo 10 anni quasi che siamo su questo territorio, Signore, e sappiamo di non aver fatto abbastanza. Sappiamo, Signore, che questa città ci ha accolto, ci ha benedetto. Signore, non ci hanno causato mai problemi. E per noi tutto questo non è scontato, Signore. Vediamo in tutto questo la Tua benevole mano, Signore. E vogliamo essere riconoscenti per quello che Tu hai fatto. Tutto quello che è stato fatto non è frutto, Signore, delle nostre forze, ma è frutto della Tua grazia e del Tuo amore verso di noi che ami. E Ti vogliamo questa sera, Spirito Santo, dire grazie per tutte le cose ancora che Tu farai. Grazie per le meraviglie, Signore, che noi vedremo. Signore, quando Tu stabilirai, noi non vogliamo, Signore, andare da questo territorio senza aver impattato completamente tutto il territorio di Campoformido, Signore. Quando Tu lo vorrai, Signore, quando Tu lo stabilirai, noi non vogliamo andare via da questa città, Signore, per come l'abbiamo trovata, ma Ti chiediamo che tutta quanta la città possa essere impattata, Signore, dalla Tua presenza. Signore, il seme seminato, la testimonianza seminata, sappiamo che non andrà a vuoto, Signore, non andrà persa, ma porterà frutto e frutto in eterno. E questa sera, Spirito Santo, vogliamo benedire questa città, vogliamo benedire questo suolo, vogliamo benedire, Signore, la popolazione di questa città, Signore, di tutta la città di Udine con le varie province del Friuli Venezia Giulia. Ti preghiamo, Signore, per la città di Tolmezzo, Signore, per tutte, Signore, le città vicine. Ti chiedo di continuare ad aprire ancora la porta in questo territorio, Signore, perché la Tua parola possa essere fondata e radicata su questo territorio, Padre. Ti preghiamo, Signore, aprici delle porte su questo territorio perché la Tua parola venga predicata con ogni franchezza, affinché le persone possano trovare, Signore, la propria risposta, Signore, la risposta al loro bisogno, al loro grido. Signore, sappiamo che ci sono tante persone su questo territorio che soffrono di depressione, malattie mentali, malattie nell'anima, Padre. E noi Ti chiediamo questa sera nel nome di Gesù, usati di noi per fare del bene, Signore, come Tu hai fatto del bene a noi, Signore. Come Tu hai fatto del bene a noi, Signore, anche noi vogliamo fare del bene su questo territorio. Non vogliamo essere, Signore, di ostacolo su questo territorio. Non vogliamo essere un impedimento su questo territorio. Non vogliamo essere, Signore, di peso su questo territorio. Ma desideriamo essere, Signore, la Tua risposta a questo territorio, Signore. Che noi possiamo, Signore, attraverso la guida dello Spirito Santo, rispondere ad ogni bisogno di ogni singola persona su questo territorio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Spirito Santo, aiutaci a sapere gestire il tempo, Signore, a sapere avere una saggia amministrazione del tempo, Signore, per poter dedicare del tempo a questa popolazione, Signore, per poter investire del tempo per prenderci cura delle persone. Ti preghiamo per le autorità, Signore, ti preghiamo per il questore di Udine, ti preghiamo per il capitano, il colonnello della caserma dei carabinieri, Signore, dell'acqua di Udine, Signore. Ti preghiamo per il prefetto, per il viceprefetto, Signore. Ti preghiamo per il sindaco di Udine, Signore, e tutti gli altri sindaci. Ti preghiamo per il presidente della regione. Signore, ti preghiamo per tutti coloro che sono in una posizione di autorità. Aprici delle porte, Spirito Santo, perché possiamo arrivare a queste persone e predicare l'amore di Cristo Gesù. Signore, noi vogliamo funzionare da luce. Noi vogliamo, Signore, realmente essere il sale su questo territorio del Friuli Venezia Giulia, Signore. Vogliamo essere sale quanto ad integrità. Vogliamo essere sale quanto, Signore, a verità. Signore, vogliamo essere sale quanto, Signore, ad etica morale, spirituale. Vogliamo
essere la risposta, Signore, a tante persone che si trovano nel bisogno finanziario, nel bisogno alimentare, nel bisogno matrimoniale, nel bisogno affettivo, nel bisogno dell'amore, Padre. Ti prego, Spirito Santo, apri i nostri occhi spirituali. Signore, io ti prego per tutta quanta la Chiesa questa sera. Apri, Signore, i nostri occhi. Spirito Santo, ti chiedo questa sera, apri gli occhi di tutta quanta la Chiesa. Metti del collirio, Signore, nei nostri occhi spirituali per poter vedere realmente quello che tu vuoi fare su questo territorio, Signore. E ti chiedo, Spirito Santo, mostraci come tu lo vuoi fare. Quale persone raggiungere per primo, come parlare alle persone, che tono di voce usare verso le persone, qual è il bisogno delle persone. Nel nome di Gesù ti chiediamo tutto questo, Spirito Santo. Questa sera ti vogliamo ringraziare e benedire. E ancora, Signore, grazie per il Friuli Venezia Giulia, Signore. Grazie per questa terra, Signore. Grazie per questa popolazione. Grazie per i friulani, Signore. Grazie perché tu ci hai dato l'onore nella Chiesa di avere friulani, Signore. Noi vogliamo amare questa gente, Signore, questi fratelli, queste persone, Signore. Signore, vogliamo onorare questi fratelli perché ci hanno accolto e hanno risposto per primo all'Evangelo, Signore. Ti chiedo nel nome di Gesù questa sera, Spirito Santo, benedici. Benedici questo popolo friulano, Signore. Benedici coloro che hanno aperto la porta per entrare in questo territorio. Benedici, Signore, tutti coloro che hanno aperto le porte perché entrassimo nelle loro case. Benedici tutti i friulani che hanno aperto, Signore, il cuore perché predicassimo la parola. Benedici tutti coloro che ci hanno aiutato con cose materiali, con finanze, Signore, con oggetti prestati, con favori fatti, Padre. Benedici questo popolo, Signore. Benedici le loro famiglie, benedici i loro matrimoni, benedici i loro figli, benedici le loro aziende, Signore. Benedici il loro entrare, benedici il loro uscire, Spirito Santo. Noi come Chiesa, Signore, la tua parola dice, Signore, che ciò che avremmo sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ciò che avremo legato sulla terra sarà legato nel cielo. E noi questa sera, Signore, vogliamo legare ogni spirito di fallimento su questo territorio. Vogliamo legare la povertà su questo territorio. Ordiniamo nel nome di Gesù a spiriti di povertà, di fallimento, a spiriti di distruzione matrimoniale. Ordiniamo nel nome di Gesù che lasciano questo territorio. E noi questa sera come figli, benediciamo tutti gli imprenditori, Signore, su questo territorio. Benediciamo gli insegnanti su questo territorio. Benediciamo i matrimoni su questo territorio. Benediciamo le famiglie su questo territorio, Padre. Benediciamo gli anziani, i giovani, gli adolescenti, i bambini su questo territorio, nel nome di Gesù Cristo, Padre. A te vogliamo darti ogni onore, gloria e ringraziamento, nel nome potente e glorioso di Cristo Gesù, il Signore, il Re del Re. Amen, amen, amen. Grazie a tutti i friulani che ci avete aperto la porta. Grazie Moira, grazie Gloria, grazie David, grazie Claudia, grazie Serena, grazie anche a Serena Presotto. Chi altro c'è qua? Grazie a Pierluigi che
che ci avete aperto le porte su questo territorio. Siamo onorati, veramente, di essere su questo territorio e di poter servire il Padre su questo territorio, ma di poter servire anche i friulani. Non diamo niente per scontato. Quanto a me, mi sento anche grazie a Valentina, una friulana, scusa, non ti avevo visto. Grazie a tutti i friulani che ci avete aperto la porta su questo territorio. È una grazia di Dio questo, non è qualcosa che si dà per scontato. Almeno a me, da estremo capo dell'Italia, una cultura totalmente diversa, abitudini diverse, toni di parlare diversi, modo di mangiare diverso, relazioni diverse, mi sento amato e onorato su questo territorio e voglio servire questo territorio. Amen. Vi ringrazio come rappresentanti di questo popolo del Friuli, vi ringrazio per averci aperto la porta. Lo Spirito Santo mi ricordava mentre stiamo pregando, a fine mese, fine anno, facciamo 10 anni che siamo su questo territorio. Quindi abbiamo, a fine dicembre, abbiamo messo i piedi per la prima volta su questo locale per visitarlo. Il 28 gennaio abbiamo avuto le chiavi, l'autorizzazione, abbiamo firmato il contratto e ricordo che grazie a Dio, senza che nessuno ci conosceva, l'officina che c'è qua di fronte ci ha prestato la corrente. Non ci conoscevano, non sapevano chi eravamo, cosa stavamo facendo, cosa stava accadendo, ma ci hanno aperto le porte, questa persona qua di fronte dell'officina ci hanno aperto le porte, si sono messi a disposizione non soltanto con la corrente, ma hanno messo a disposizione tutta quanta la struttura. Ovvero ci hanno prestato, hanno messo a disposizione camion, soldi, manodopera, hanno messo a disposizione di tutto. Questa è la grazia di Dio. A volte, sai, noi dimentichiamo queste cose. Noi dimentichiamo le persone che ci hanno fatto del bene. A volte pensiamo che sia per la nostra bravura, che pensiamo che sia per il nostro modo di parlare, la nostra eloquenza. Ma sapete, io credo che quando noi camminiamo nell'ordine divino, Dio ti prepara delle connessioni, Dio prepara delle persone prima ancora che noi arriviamo. Per questo è importante camminare nell'ordine divino, camminare nella cultura dell'onore. Perché quando noi camminiamo nella cultura dell'onore e onoriamo le persone che Dio ci mette davanti e sappiamo onorare le opportunità che Dio ci mette davanti, Dio non può fare altro che benedire noi, usare noi per essere una benedizione per tante persone. Io credo che la preghiera della Chiesa fa tanto in una città, ma se la Chiesa non ama il territorio e non prega per il territorio, ma usa solo il territorio per i propri fini, ha sbagliato l'obiettivo di Dio. A volte noi usiamo, io ho visto fratelli usare questo territorio. Sapete, io sono geloso di questo territorio, perché molti parlano male di questo territorio, molti parlano male dei friulani, molti hanno Dio li ha benedetti, li ha strabenedetti su questo territorio, ma non hanno mai pregato per questo territorio. E credo che questo non è l'ordine divino. L'ordine divino è benedire la terra dove Dio ci ha benedetto. E quando parliamo di benedizione, non significa, perché la nostra mente è deformata, pensiamo cose materiali, soldi, ricchezze, posizioni, ma il fatto stesso di aver aperto le porte ed entrare in una città e predicare l'Evangelo, questa è la grazia di Dio, questo è il favore di Dio. Stare 10 anni già in un posto dove siamo stati onorati dalle persone, Dio ci ha fatto grazia di stare sempre in un posto, di non fare i girovaghi un anno qua, un anno là, 5 anni in un locale, 5 anni, ma stare sempre in un posto, per me questa è la grazia del mio Signore Gesù Cristo. Amen. E adesso questa sera facciamo pregare Gloria per l'offerta. Non vuole pregare, lasciamo stare. Ci alziamo in piedi, nel mentre prendiamo la nostra offerta, che è simbolo della nostra serietà con Dio, perché non siamo figli di Dio soltanto a parole, ma vogliamo dimostrarlo anche coi fatti. E come nell'Antico Testamento ogni sacrificio, ogni offerta aveva un motivo, oggi ti chiedo di guardare la tua offerta e di immaginare quello che questa offerta diventerà.
la mia offerta, vedo ritiri per matrimoni che non stanno andando. Io vedo, Signore, persone, pastori che possono essere a tempo pieno per curare coppie, giovani, Signore, dipendenti, tossicodipendenti, qualsiasi, chi soffre di qualsiasi dipendenza, Signore. Io vedo persone che curano altre persone. E nel nome di Gesù voglio benedire queste offerte, queste decime, nel nome di Gesù. Alleluia, Dio è buono. Ci sono persone nuove che per la prima volta vedono una persona nuova e si trova qua per la prima volta? Benvenuto in mezzo a noi. Se gentilmente si può alzare in piedi, vogliamo dare soltanto un benvenuto. Benvenuto in mezzo a noi. Dio ti benedica. Sentiti in famiglia. Siamo qua per servire anche te, non soltanto servire i friulani, ma servire tutta quanta la popolazione che risiede su questo territorio. Puoi accomodarti, grazie. Ok, questa sera lo Spirito Santo ci vorrà parlare di un argomento molto, a me personalmente, buono. E il titolo della mia predicazione questa sera è Sviluppare la mente di Cristo Gesù. Perché tutto questo? Perché molto spesso sviluppiamo muscoli dal corpo e non sviluppiamo la mente di Cristo Gesù. Sì, per favore, se me lo scendi, preferisco stare più vicino. Ed è importante che ciascuno di noi possiamo sviluppare la mente che già Cristo Gesù ci ha dato, ma ovviamente dobbiamo sempre di più allinearci a Lui. No, va bene così, grazie. Gentilissimo, prezioso, umile servitore. Ma prima di fare questo vorrei insieme a voi pregare. A 35 minuti saremo a casa. No, avremmo finito. A casa no, perché dipende dove abiti, insomma. Ci vorrà, cioè, devo andare via adesso. Non ti sto mandando via. Padre, nel nome del Signore Gesù, questa sera ti vogliamo ringraziare, benedire per la tua parola. È una lampada al nostro piede, una luce al nostro sentiero. Questa sera ti chiediamo, Spirito Santo, la tua unzione in mezzo a noi per poter ricevere direttive, istruzione, ammaestramento, incoraggiamento, illuminazione. Nel nome potente del Signore Gesù, Spirito Santo, ti chiedo anche di ungere la mia bocca per poter insegnare e predicare la tua parola con ogni franchezza, autorità e amore. Nel nome di Gesù, amen e amen. Ok, vogliamo partire da una scrittura dell'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi al capitolo 10 versetto 1. La Bibbia dice: io
Paolo, vi esorto con gentilezza e umiltà, come farebbe Cristo stesso. Dice, nonostante ciò alcuni di voi dicono, quando è lontano Paolo manda lettere severe, quando invece con noi ha paura di alzare la voce. È come se Paolo gli altri pensavano che Paolo si sentiva minacciato di loro. E quindi Paolo scrive e dice, vi esorto con gentilezza e umiltà come farebbe Cristo stesso. Come ci esorta Cristo? Con gentilezza e umiltà. E poi dice, nonostante ciò alcuni di voi dicono, quando è lontano Paolo manda lettere severe, quando invece con noi ha paura di alzare la voce. E Paolo dice, quando verrò vi prego di non costringermi a dimostrarvi quanto posso essere duro e severo. Non voglio mettere in pratica quello che ho in mente contro certuni, secondo i quali le mie azioni e le mie parole sarebbero dettate dalle ragioni umane. Certo, dice l'Apostolo Paolo, anch'io sono un essere umano qualsiasi, ma, ascoltate cosa dice qua Paolo, non mi lascio guidare da interessi umani. E poi dice, né adotto metodi umani per vincere le mie battaglie. Allora mi hanno toccato fortemente, oggi mi trovavano nel parco, disteso nella panchina, ero messo là, mi prendeva il sole in viso e stavo meditando su questo, dicevo wow, che bel sole, che bel calore che c'era. Nel frattempo c'era un'arietta che passava proprio sopra la pelle, sentivo il naso, dicevo wow, che bel sole. Ed ero messo là che meditavo. E due cose che mi hanno colpito di Paolo, quando scrive dice non mi lascio guidare da interessi umani. Quante volte noi ci lasciamo guidare da interessi umani e lasciamo l'interesse di Cristo Gesù? E poi dice, ne adotto metodi umani per vincere le mie battaglie. E così lo Spirito Santo ci vuole insegnare questa sera che non dobbiamo essere lasciati guidati da interessi umani, ma bensì da interessi spirituali. Cosa può essere un interesse umano? Come dicevo, io sono qua e posso avvalermi delle risorse che ci sono in un territorio per un mio bisogno personale. O posso stare qua su questo territorio per interessi spirituali. Qual è l'interesse umano? L'interesse umano è prendere dal territorio per me. L'interesse spirituale è prendere dal cielo per darlo nel territorio. E questo lo si può fare con un cambio di mentalità. E tutti noi siamo in un processo dove dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. La Bibbia dice in Romani al capitolo 12, versetto 2, dice di siate trasformati, non mi ricordo con precisione se è il versetto 2, ma Romani capitolo 12 dice siate trasformati come mediante il rinnovamento della vostra mente, sì, al versetto 2. Siate trasformati, quindi cambiati, secondo il rinnovamento della vostra mente. Quindi è importante che noi non siamo guidati da interessi umani, ma bensì siamo guidati da interessi spirituali. Come Cristo, quando è venuto sulla terra, non aveva interessi umani, ma aveva interessi spirituali, che era quello di portare il cielo sulla terra e salvare l'umanità dalla perdizione. E io credo che ciascuno di noi debba avere questo interesse, non interessi per se stessi, ma curare l'interesse del Padre. E poi dice, non adotto, lui subiva delle guerre continuamente, e dice, non adotto metodi umani per vincere le mie battaglie. A volte noi adottiamo metodi umani per vincere delle battaglie, ma la Chiesa le battaglie li vince nella preghiera.
Le battaglie vengono vinte con la parola, le battaglie vengono vinte stando fermi nella fede, le battaglie vengono vinte stando fermi nelle promesse di Dio. Non vengono vinte le nostre battaglie con metodi umani, ma tutto quello che noi possiamo conquistare e tutte le battaglie che possiamo vincere, li possiamo vincere attraverso la parola, la preghiera, rimanere fermi nella fede, quindi con armi spirituali. Versetto 4 dice: per abbattere le fortezze del diavolo non mi servo delle armi degli uomini, ma delle potenti armi di Dio. L'apostolo Paolo dice: ci sono fortezze da parte del diavolo. Dice: non mi servo per abbattere queste fortezze del diavolo delle armi umane, ma bensì mi servo delle potenti armi di Dio. E cosa sono queste fortezze del diavolo? Pensieri e ragionamenti. La Bibbia un po' più avanti, sempre nello stesso capitolo, dice che dobbiamo legare, abbattere, distruggere ogni pensiero e ragionamento che si eleva al di sopra della conoscenza della parola di Dio. E i pensieri dove li riceviamo? Nella nostra mente. Arrivano pensieri tutti i giorni, arrivano ragionamenti tutti i giorni, ragioniamo nel nostro matrimonio, ragioniamo nella nostra relazione, ragioniamo con i fratelli, ragioniamo con la Chiesa, ragioniamo con la parola, ragioniamo con Dio. E tutti questi ragionamenti, molto spesso, il 99% di questi ragionamenti non vengono ragionati con la parola di Dio, ma vengono ragionati con una mente umana carnale, se non tante volte diaboliche, perché si elevano al di sopra della conoscenza della parola di Dio. Ovvero tante volte questi ragionamenti vogliono assoggettare addirittura la potenza della parola di Dio, che la Bibbia dice che Dio ha messo la sua parola al di sopra di se stesso. Pensate un attimino, a volte noi ragioniamo con la parola di Dio, diciamo sì, perché questo versetto è messo qua e perché Dio ma non va qua ma dovrebbe essere messo qua, e questo era per un tempo e non è per adesso. Ma se la parola di Dio dice che la sua parola dura in eterno, quindi significa, per come era valida 200 anni fa è valida anche adesso, sarà valida anche fra 100 anni, anche fra 200 anni se Gesù non torna. Ok? Quindi noi non possiamo ragionare intorno alla parola, ma dobbiamo ricevere la parola rivelata ai nostri cuori. E dice l'apostolo Paolo: si serve delle armi di Dio. E quali sono le armi di Dio? La preghiera, lo scudo della fede, l'amore, la compassione, la benignità. Queste sono tutte armi. Perché Gesù insegnò: ama i tuoi nemici? Perché il mondo cosa fa? Qualcuno ti fa del male, porgi l'altra guancia che te ne do un'altra. Quindi uno da un lato, uno dall'altro lato. Ma Gesù ha detto: questa non è un'arma per cui ti può difendere, puoi conquistare una persona, ma un'arma per cui puoi conquistare una persona e puoi vincere una persona a Cristo e amare la persona, amare i tuoi nemici. Un'arma per vincere un matrimonio non è quello di accusare perché la moglie non ti ama o il marito non ti rispetta, ma è quello di applicare la parola di Dio tu nel matrimonio, quello che la parola di Dio ci insegna. E quindi ci sono armi che sono potenti. Quando tu ami i tuoi nemici è un'arma potente, perché sciocchi il tuo nemico, dice: ma come mai questo mi ama? Quando tu gli prepari una torta, gli prepari un dolce ad un tuo nemico, glielo porti, gli fai un regalo, pensi forse quello, il tuo amico forse pensa che lo vuoi avvelenare, forse pensa che in quella scatola ci sia una bomba che lo vuoi distruggere a lui con tutta la sua casa, ma non è così. Gli dimostri l'amore ed è un'arma potente per conquistare questa persona a Cristo Gesù. Quello che molto spesso noi non facciamo. Amen? E così l'apostolo Paolo parla e continua e dice ancora, dice: con essa, quindi con queste armi di Dio, noi possiamo distruggere i ragionamenti e ogni ostacolo che si
leva contro la conoscenza di Dio. E poi dice: rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Cosa significa? Quando una persona ti fa del male, il tuo primo pensiero qual è, umano? Di rispondere male per male, non di fare del bene a coloro che ti fa del male. E quindi quando tu usi un'arma, l'amore, per coloro che ti hanno fatto del male, cosa stai facendo? Stai assoggettando i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri, le tue ferite, la tua coscienza all'ubbidienza della parola di Cristo. Perché Gesù disse: ama i tuoi nemici e fai del bene. E se qualcuno ti toglie il mantello, dai anche la tunica, dai anche gli slip, dai anche la camicia, dagli lo smoking che è a casa, dagli la cravatta, dagli tutto. Questa è un'arma potente. Ma gli altri dicono: ma perché devo fare così? Ma guarda, ti ha fatto del male, ma guarda, ti ha ferito, ti ha rubato, ti ha tradito, ha fatto questo. E a volte cosa facciamo? Ci rivendichiamo con le stesse armi di cui le persone ci feriscono, tante volte i fratelli, o tante volte il nostro coniuge, i nostri figli, o i nostri padri, o i nostri genitori. Ma le armi con cui dobbiamo combattere le nostre battaglie è con la parola di Dio e con le armi che Dio ci ha dato. Amen. Con tutto questo noi possiamo assoggettare o distruggere i ragionamenti e ogni ostacolo. La mancanza di amore è un ostacolo per crescere. La mancanza di perdone è un ostacolo per crescere. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo crescere nel perdono, dobbiamo crescere nell'amore. Dice che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo, quindi dobbiamo rendere sottomesso, dobbiamo mettere in prigionia, nella prigione, ogni pensiero che passa dalla nostra mente che non è in accordo alla parola di Dio. Dobbiamo crescere così tanto che quando arriva un pensiero che martella nella nostra mente, che non è in accordo alla parola di Dio, noi dobbiamo dire: no, questo deve andare in prigione, non deve stare nella mia mente, non è questo pensiero che deve governare la mia mente. Qualcuno dice: io non arrivo a fine mese, non ce la faccio ad arrivare a fine mese. Devi rendere, imprigionare questo pensiero, perché Dio, la Bibbia dice, il Padre sa le cose di cui avete di bisogno. Ma se tu lasci sempre quel pensiero governare nella tua mente, è quel pensiero che governerà la tua mente, il tuo corpo, la tua famiglia, il tuo matrimonio, il tuo entrare, il tuo uscire, il tuo entusiasmo per Dio. Un solo pensiero ha la potenza di imprigionare tutta la tua vita, ma non soltanto tutto l'intero tuo essere, spirito, anima e corpo, ma addirittura tutta la tua famiglia. Addirittura un pensiero è così potente da imprigionare la tua discendenza, perché quando tu non rispondi alla chiamata di Dio, nel il tuo matrimonio funzionerà, né i tuoi figli funzioneranno, né i tuoi parenti verranno al Signore, né Dio ti potrà usare attraverso un solo pensiero. Per questo dobbiamo prestare attenzione a ciò che entra nella nostra mente, perché un pensiero può essere un dardo infuocato che infiamma tutto il corso della vita, la Bibbia dice. Per questo è importante che noi, tutti i pensieri che entrano nella nostra mente, dobbiamo assoggettarli alla parola di Dio, ovvero confrontarli con la parola di Dio. Ma se non conosciamo la parola di Dio, e cari miei, ascoltatemi, c'è poca conoscenza di parola di Dio, ma poca conoscenza di parola di Dio. Si legge poco e niente la parola. C'è poco, permettetemi di dire, non sto giudicando nessuno, ma tante volte da quello che ascolto da fratelli, dopo tanti anni nella fede, si vede, si evince che c'è poca rivelazione della parola, c'è poco interesse della parola. Allora è importante che noi come cristiani conosciamo la parola, studiamo la parola, conserviamo la parola di Dio nel nostro cuore affinché possiamo rimanere fermi e stabili. Tutti noi conosciamo delle verità bibliche molto conosciuti, per esempio il concepimento di Sara, la vittoria di Davide su Golia,
le mura di Gerico che crollarono, la tempesta sedata da Gesù, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, l'olio della vedova. Se tutte queste persone avessero ragionato con ragionamenti umani, sicuramente Sara non sarebbe rimasta incinta. Sicuramente Davide non avrebbe vinto il gigante Golia. Sicuramente la vedova avrebbe venduto i suoi figli, i creditori sarebbero venuti a prendere i suoi figli e l'avrebbero fatti schiavi. Ma ad una parola del profeta, la vedova cosa fece? Ubbidì a quella parola del profeta e fu salvata lei, i suoi figli, e pagò i debiti e gli rimase anche dell'olio a casa. Non ragionò intorno a questo, ma ubbidì. Per questo è importante l'ubbidienza al di sopra di ogni altra cosa, addirittura al di sopra di ogni sacrificio. E malgrado le nostre conoscenze bibliche, tante volte ancora tuttora combattiamo con mente ristretta. Sviluppiamo le nostre capacità. Prima ho visto, se mi sono andato a camminare, ho trovato Emanuele che si faceva allenamento, era messo là, si alzava. Sviluppiamo le capacità fisiche, i muscoli, e non è sbagliato mantenere il proprio corpo, prendersi cura del proprio corpo, ma l'apostolo Paolo insegna: prima di prenderci cura del corpo esteriore dobbiamo prenderci cura dell'uomo esteriore dobbiamo prenderci cura dell'uomo interiore, che la Bibbia dice si va rinnovando di giorno in giorno. O si rinnova o invecchia di giorno in giorno, a secondo di cosa lo cibiamo. Quindi, come cristiani, ovvero come figli di Dio, dobbiamo imparare a fidarci. Di chi? Del Padre, della sua parola, dello Spirito Santo e delle autorità stabilite da Dio. E nell'ultimo punto c'è una grande, oggi come oggi, diffidenza. Oggi pomeriggio sono andato a camminare, mentre camminavo, dopo aver incontrato Emanuele, lo Spirito Santo mi ha messo davanti un fratello, l'ho chiamato, abbiamo scambiato qualche parolina, e dopo qualche parolina lunga un'ora mi ha fatto una domanda. Dice: ma pastore, ma devo farti una domanda, ma questo c'è ancora nella Bibbia? Dico: quello che c'era scritto nella Bibbia si è fermato ai tempi degli apostoli, o ancora tuttora si può, come dire, mettere in pratica? Ho detto: guarda, la parola di Dio dura in eterno. E io ho dovuto fare un mezzo studio. Perché? Perché oggi c'è tanta diffidenza. Come i figli non si fidano tante volte dei genitori, allo stesso modo tante volte noi non ci fidiamo delle autorità preposte su di noi. Abbiamo dei limiti, gli permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita fino a un certo punto, permettiamo alla parola di Dio di entrare nella nostra vita fin tanto che ci conviene a noi, permettiamo allo Spirito Santo di entrare nella nostra vita e di usarci fin tanto che ci conviene a noi, permettiamo alle autorità sopra di noi di usarci fin tanto che ci di entrare fin tanto che ci conviene a noi. Mettiamo sempre dei limiti, perché abbiamo sempre un'area della nostra mente dove blocchiamo e diciamo: ferma, oltre questo non ci può andare. Siamo sempre in una condizione di difesa, come se qualcuno sempre viene contro di noi, come se Dio stesse venendo contro di noi, come se la parola di Dio stesse venendo contro di noi, come se lo Spirito Santo stesse venendo contro di noi, come se l'autorità preposta da Dio sopra di noi stessero venendo contro di noi, e a volte noi siamo dentro una bolla dove ci mettiamo in una condizione di difesa. Oltre a questo, no, mi fido fino a un certo punto. E tutti questi sono ragionamenti umani, carnali e tante volte diaboliche, perché quando noi ragioniamo intorno all'amore del Padre, ecco, io ho ragionato pure. Io non potrò mai dimenticare, una volta mi trovavo a Cremona in un momento di difficoltà finanziario, spirituale, familiare, perché eravamo a Cremona, insomma c'erano dei disagi, non eravamo nel posto giusto dove Dio ci aveva detto di stare, e ricordo un giorno era col mio pandino da lavoro, e mentre stavo andando nell'ecopiazzuola e stavo, un pensiero stava passando per la mia mente, non ho aperto neanche bocca, e pensavo dentro di me e dicevo: ma perché?
perché Dio non si sta prendendo cura di me? Lo Spirito Santo mi ha detto: caro Maurizio, ti ricordi quando tu hai maledetto per tante volte la tua vita e mi ha fatto fare un film all'indietro di tutte le volte che io avevo maledetto la mia vita? Dicevo: ma perché sto qua sulla terra? Ma perché sono venuto sulla terra? Ma perché mi è accaduto tutto questo? E lo Spirito Santo mi ha detto: Dio ti ha sempre continuato ad amare. Tu pensi di amarti più di quanto ti ama Dio? È passato solo un pensiero, non ho aperto bocca. E lui mi ha fatto, in brevissimi secondi, mi ha fatto uno studio e ha detto: è vero, io tante volte ho maledetto la mia vita, ma Dio si è sempre preso cura di me. La condizione che stava attraversando, si stava elevando un pensiero nella mia vita per farmi credere che Dio in quella determinata situazione, in quel periodo, lui non si stava prendendo cura di me. E stavo ragionando. Era un pensiero che era passato per la mia mente, ma se non c'era l'intervento divino dello Spirito Santo, io sarei rimasto imprigionato con quel pensiero e quel pensiero sarebbe diventato parte di me, atto a confessare, dicendo: Dio non si prende cura di me. E questo molto spesso succede a tutti i fratelli. E dov'è Dio? Non vado più in chiesa perché io ho chiesto a Dio questo e Dio non me l'ha dato. Io ho fatto questa richiesta, ho pregato un mese e Dio non me l'ha dato, quindi non vado più in chiesa, non lo servo più. Ma Dio non è il tuo servitore. Lui è tuo padre. E un padre non sempre dà tutto quello che i figli gli chiedono. Date ai vostri figli, voi siete genitori, date ai vostri figli tutto quello che loro chiedono. Avete ricevuto come figli tutto quello che avete chiesto ai vostri genitori? No. Vi hanno dato quello che ritenevano opportuno di darvi nel tempo stabilito e nel modo da loro ovviamente deciso. E così avviene anche con Dio. Ma noi non dobbiamo permettere al diavolo che metta pensieri di dubbio nella nostra vita verso Dio, verso la parola, verso lo Spirito Santo. Ma è lo Spirito Santo o non è lo Spirito Santo? Me l'ha detto o non me l'ha detto? Le autorità le stesse cose. A volte noi ragioniamo, sai, molti, siamo online? Siamo online, ok, bene. Sai, qualcuno qualche volta mi ha detto, ricordo una volta ho incontrato un fratello che dice voleva essere presentato all'Apostolo Lirio perché voleva la copertura spirituale dell'Apostolo Lirio, e così io ho chiesto all'Apostolo Lirio: Apostolo, ti posso far presentare questo fratello perché mi ha chiesto così, io voglio soltanto comunque essere un tramite, non mi ci voglio immischiare, non voglio niente. E ragionavo tra me, se lui conoscesse l'Apostolo Lirio, lui sicuramente non si sottometterebbe a lui. Perché? Perché lui è una persona, e ringrazio Dio per questo, che lui ti dice una cosa e devi eseguirla. È una questione di principio spirituale. Non ti va a ragionare, ti dice sì, vabbè, ma ho capito, capisco che tu sei... Lui ti dà direttive e ti dice quello che devi fare e si aspetta che tu lo metti in pratica. Che ti piaccia o non ti piaccia. E io ne sono testimone perché tutte le volte che io sono andato all'Apostolo Lirio posso contare, neanche su, non ci arrivo a contare le cinque dita, ma forse è stata una, due volte, facciamola larga, tre volte, che lui non mi ha dato direttive, ma tutte le volte che io andavo per un consiglio lui mi dava direttive e si aspettava che lo metteva in pratica. Io non potevo andare a lui a dire, sai, ma secondo me questo non è giusto, ne ho applicato in un altro modo. O non mi è piaciuto quello che mi ha detto e quindi me ne vado. No, perché tu dovevi fare così e dovevi... Non mi potevo permettere una cosa del genere. Ovvero non ci possiamo permettere, perché ho rispetto. Tante volte ti dico che quello che lui mi diceva non sempre mi piaceva.
Io ricordo una volta, ascoltami, l'apostolo Beniamino, allora pastore, era a Palermo, avevo un fratello che lavorava con me, avevamo avuto un diverbio, arrivando a un certo punto era esasperato, io ho detto, gliel'avevo fatte passare tutte, arrivando a un certo punto l'ho licenziato. Io ho detto, senti, ti pago io il preavviso, ti regalo soldi, però basta, dobbiamo interrompere il rapporto lavorativo, perché se non interrompiamo il rapporto lavorativo si interromperà o avremo sicuramente dei problemi nel rapporto spirituale. Siccome io tengo il rapporto spirituale al di sopra del rapporto lavorativo, io ti pago, ma dobbiamo interrompere qua il rapporto lavorativo. Così l'ho licenziato. Sela si è comportato male. E un giorno mi trovo in chiesa, negli uffici, durante la settimana, e incontro, ricordo ancora, l'apostolo Beniamino esce dalla porticina, mi fa, dice, Mori, si appoggia con la spalla sull'anta, dice, che fai? Niente, pastore Beniamino, sono qua. Dice, vieni, lui è così, dice, vieni qua, è così. E allora, dice, se mi ha portato dentro la stanza, e allora come vai? Ho detto, grazie a Dio bene, pastore Beniamino, tu, tutto bene? Dice, senti un po', dice, ma che è successo col fratello Tizio? Ah, io ho detto, apostolo, pastore Beniamino, sai, dice, così così è successo questo, io ho raccontato la mia versione. E mi fa, dice, senti, dice, e come mai non sei venuto a dirmelo? Ho detto, pastore Beniamino, scusa, mi sono dimenticato, sinceramente parlando non ci avevo pensato. Al che l'apostolo Beniamino, il pastore Beniamino, allora, dopo avermi ascoltato tutto quanto, dice, senti, dice, adesso fai una cosa, lo chiami e state insieme. Parlate, dice, avete un po' di comunione fraterna. E lui, mentre mi diceva questo, io ricordavo il pugno che lui aveva sbattuto sulla scrivania, il tono di voce alzato, e mi sono ritrovato tra quei ricordi e la parola che il pastore mi aveva rilasciato, o le direttive che mi aveva dato: vai dal fratello, chiarisci, hai comunione con lui, chiamalo tu. Ho detto, ma guarda un po', cioè lui ha sbagliato con me. Io ho l'immagine del pugno che dà sulla scrivania, il tono di voce che alza, e io devo chiamarlo per stare con lui. Io ho detto, inizialmente io ho detto, va bene pastore, me ne sono andato, e ricordo dal suo ufficio a dove aveva parcheggiato la macchina, quindi dal cortile, la macchina era parcheggiata subito dopo il cortile della chiesa, c'erano circa 50 metri, 54, 55, 60, giù di lì. È come dire, da qua per arrivare nella recinzione del piazzale. E quanti pensieri iniziarono a passare per la mia mente. Oh, ma guarda un po' che cosa mi ha detto, che io devo chiamarlo. Sapete cosa iniziò nella mia mente a passare il pensiero? Non tanto il pugno, ma tutto quello che lui, il pastore, mi aveva detto di fare e di chiamarlo io. Era un'umiliazione. Ho detto, ma guarda un po', devo chiamarlo io. E stava iniziando ad entrare un pensiero dentro di me di diffidenza verso il pastore. Allora ho preso la palla in balzo, o per meglio la palla, ho preso il telefonino in mano. E ho detto, prima che questo pensiero si annida, ho fatto un'azione di fede. Ho preso il telefonino, ho fatto il numero, mi ha risposto giusto lui. Pensavo mi rispondesse sua moglie, suo figlio, ma giusto mi ha risposto lui. E per qualche istante sono rimasto zitto, poi ho detto, pace fratello Tizio, chi sei? Maurizio. Ah, dimmi. E così ti posso dire che per me è stata un'esperienza, perché quello mi ha portato a maturità spirituale. È stato un trampolino di lancio, di crescita nella fede, ma poteva essere quello un legaccio al piede per non crescere più, per non avere più la stima dei pastori, per non essere benedetto dei pastori. Ti dico una cosa, che ho avuto il privilegio, in quel tempo a Palermo c'era un ordine divino, non una rigidità. Qualcuno dice, ma deve essere una caserma, no, è ordine divino. A Palermo tu, se non finivi una classe e avevi determinati risultati nella classe che avevi fatto, non potevi passare a quella successiva.
Se non avevi dei buoni risultati su questa classe, non potevi passare a quella successiva. Se non avevi dei buoni risultati su questa classe, non potevi passare a quella successiva. Non c'era un salto di qualità, non c'erano preferenze, non c'era favoritismo, ma ti posso dire che tutto questo ci ha aiutato a crescere nella fede. E io mi sono ritrovato attraverso, dopo mi sono reso conto, mi sono ritrovato un giorno a fare la registrazione. Io ero nella classe informativa, quindi nella seconda classe che c'era in tutto il programma della Chiesa. Mi sono ritrovato da questo a registrare i servizi, gli studi che facevano nella classe quando stavano per preparare leader. E io ricordo gli studi che facevano, hanno messo là, che registravo soltanto e ascoltavo. E ti dico una cosa, io mi potevo ascoltare perché non mi potevo mettere i tappi nelle orecchie, ascoltavo lo studio, registravo la cassetta master che poi i fratelli potevano prendere, quelli che erano nella classe, e io avevo la cassetta nelle mani, il master ce l'avevo in mano, io me la potevo fare la duplicazione. Io, quello che mi hanno insegnato, l'ordine e l'onore, che io portavo il master, la cassetta master, al fratello responsabile. E ricordo una volta che c'era uno studio relazionare come una squadra che l'aveva fatto il dottore Pippo Machi. Ho chiesto il permesso se poteva avere quella registrazione, e questo è arrivato al vertice, all'apostolo Lirio, allora, se poteva darmi quella copia di quella registrazione. Ma io sono passato da una classe all'altra. Tutto questo sapete perché? Attraverso l'ubbidienza, attraverso il servizio a Dio, attraverso il rispetto e l'onore per le autorità. E tutto questo, 9:16, sono ancora 4 minuti, è importante che noi leghiamo ogni pensiero, ogni ragionamento che tante volte si mette contro le autorità. Fratelli, state attenti a quello che ascoltate in internet, a chi seguite. Ci saranno persone che ti verranno a parlare male del tuo pastore, del tuo fratello, dell'autorità, del profeta, dell'apostolo, dell'insegnante. State attenti a quello che ascoltate. Aprite bene gli occhi, le orecchie. La Bibbia dice non ricevere nessuna accusa contro un anziano. Significa, se qualcuno ti viene a accusare un anziano, ci siamo, senti, mi dispiace, vatti, vai. Tranne che la Bibbia dice, se non è confermata da 2 o 3 testimoni, ma che siano comunque testimoni, persone in autorità, non chiunque qualsiasi. Ok, andiamo verso la conclusione. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 12. Dice, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio. Noi siamo nuove creature in Cristo Gesù. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito di questo mondo. Mancanza di amore, mancanza di fiducia, mancanza di stima, mancanza di servizio, mancanza di rispetto per le autorità, sia spirituali che le autorità anche civiche, rispetto per il datore di lavoro, rispetto per l'insegnante, rispetto per la polizia, per i vigili, per il presidente della regione, per le autorità costituite. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito di questo mondo per parlare male degli altri, noi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio. Amen. Dice, abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche prendiamo, scusate, ho fatto più largo, di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ripeto, di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Sapete tante volte cosa avviene? Che noi non spendiamo del tempo con lo Spirito Santo e non ci lasciamo ammaestrare dallo Spirito Santo. Quanto tempo spendi con lo Spirito Santo?
Chi è l'insegnante per eccellenza? Chi dice qua che insegna? Insegnate non dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterla ammaestrare? E poi dice, or noi abbiamo la mente di Cristo. Nel momento in cui noi riceviamo Cristo, lo Spirito di Dio viene a abitare dentro di noi, ma la nostra mente naturale, noi ancora ragioniamo con la nostra mente naturale, allora dobbiamo far morire il nostro ragionamento mentale per far vivere e manifestare il ragionamento di Cristo Gesù. Quando tu dici ama i fratelli e un fratello ti ha fatto del male, a te non ti viene facile amarlo, non ti viene facile servirlo, ma se hai la mente di Cristo, a te non ti hanno messo in croce, a Gesù l'hanno messo in croce. E Gesù ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora pensa un attimino se ti prendono a calci, ti prendono a pugni, hai la forza e la mente di Cristo per poter dire loro non stanno comprendendo quello che stanno facendo. Padre, perdona loro. Con quale mente ragioniamo noi? Tutti noi possiamo fare un test di noi stessi. Con quale mente ragioniamo noi? Ancora con la nostra mente o con la mente di Cristo? Devo andare a evangelizzare. Con quale mente vai ad evangelizzare? Con la tua mente o con la mente di Cristo? Dobbiamo servire il Signore. Con quale mente ragioniamo? Con la nostra mente o la mente di Cristo? Con quale mente ragioniamo? Dobbiamo pregare. Con quale mente ragioniamo? Con la nostra mente o con la mente di Cristo? Non ho tempo. Ho fatto di tutto, ma non ho tempo. Gesù con quale mente ragionava? Non aveva tempo durante il giorno, la notte se ne andava a pregare. Dice, devo servire. No, no, io non servo. Perché sono stanco, non ho tempo, devo lavorare, quando arriva la sera io sono stanco, mi devo riposare, la domenica io devo riposarmi e quindi non servo. Ragioniamo con la nostra mente umana, ma quando ragioniamo con la mente di Cristo, la Bibbia dice che Lui è venuto dal cielo per far cosa? Per servire. Allora è importante che ragioniamo con la mente di Cristo, or noi abbiamo la mente di Cristo Gesù. Filippesi capitolo 4 versetto 8 dice la Bibbia tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fame, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, cosa dice la parola? Pensate a queste cose. A cosa pensiamo durante il giorno? A cosa pensi durante il giorno? La tua mente da cosa è occupata tutto il giorno? Le tue risorse mentali per cosa sono occupate durante il giorno? A cosa pensi? Al lavoro, alla famiglia, a mangiare, cosa devi preparare? Devi pagare le tasse, devi pagare il canone della televisione, devi pagare il bollo, devi pagare il mutuo. A cosa pensi tutto il giorno? Oppure come meglio poter piacere a Dio. Io credo che come credenti, fratelli, i nostri pensieri, la nostra mente debba essere impregnata dalla presenza di Dio e i nostri pensieri debbono essere rivolti a Cristo continuamente, in azioni continuate. Quando abbiamo la nostra mente concentrata su Cristo Gesù e quando noi pensiamo a cose lodevoli,
quando noi pensiamo a quello che Lui ha fatto per la nostra vita, quando pensiamo a quello che Lui vuole fare per la nostra vita, come Lui ci vuole usare, noi viviamo una vita abbondante. Ma quando la nostra mente è occupata per cose vane e cose futili, cose terreni, noi vivremo nella frustrazione. Per questo molto spesso siamo abbattuti, arriviamo in chiesa abbattuti, siamo demotivati. Non ci piace far niente, non ci piace lodare, arriviamo in chiesa e siamo sfiniti, siamo stanchi. Non abbiamo motivazione di servire il nostro Signore. Non abbiamo motivazione di pregare il nostro Signore. Non abbiamo motivazione e gioia di poter stare davanti alla Sua presenza. Sapete perché tutto questo avviene? Perché nella nostra mente non ci sono i pensieri di Dio. Lui non è il primo posto nei miei pensieri. Quando io mi sveglio, Lui non è il mio primo pensiero. Quando io vado a dormire, Lui non è l'ultimo mio pensiero. Quando sto mangiando, Lui non è nei miei pensieri. Quando sono davanti alla parola, non è nei miei pensieri. I miei occhi sono davanti alla parola, ma Lui non è al centro dei miei pensieri. E di conseguenza, sapete cosa avviene? Che prendiamo Dio e lo mettiamo nel camerino. E permettiamo a pensieri, tante volte di depressione, di scoraggiamento, di povertà, di miseria, mancanza di successo, nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene, mia moglie non mi vuole bene, il fratello non mi vuole bene, la sorella non mi vuole bene, quello parla male di me, quello mi sta perseguitando, quello mi vuole male, quello, pensiamo tutte queste cose durante il giorno. Ma la Bibbia dice in Filippesi capitolo 4, versetto 8, rivolgete la mente a tutte queste cose. Un pensiero lodevole, un pensiero di lode, un pensiero buono, un pensiero saggio. Dice tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono di buona fame, tutte le cose che sono amabili. Se vi è qualche virtù e qualche lode, dice pensate a queste cose, occupate la mente in queste cose. E questo è l'Apostolo Paolo che scrive. Stiamo attenti a cosa passa per la nostra mente, sviluppiamo la mente di Cristo Gesù e annichiliamo tutti quei pensieri umani e diabolici che tante volte ci allontanano dal corpo di Cristo, ci allontanano dalla preghiera, ci allontanano dall'amore fraterno, ci allontanano dall'amore per la parola, ci allontanano dal vedere l'espansione del regno di Dio, ci allontanano dal servire il Signore, ci allontanano dal condividere con altri la parola. Dobbiamo stare attenti, fratelli. Proteggi la tua mente. Non per niente l'Apostolo Paolo dice agli Efesini: prendete l'elmo. Gli operai, i muratori o le persone che lavorano in una zona di pericolo devono usare l'elmetto, devono usare il casco per proteggere la testa, perché se cade una pietra e gli va in testa lo feriscono. E hanno l'obbligo di mettersi il casco, tanto più noi come credenti dobbiamo metterci il casco, proteggere la nostra mente. Cosa sta passando per la tua mente? Fratelli che pensano, ecco, mia moglie non mi comprende, mi lascio da mia moglie. Moglie dice, mi lascio da mio marito, lascio la chiesa, lascio questo, lascio il lavoro, lascio la città. Si prendono tante volte decisioni azzardate senza comprenderne il rischio, senza comprenderne il prezzo che si può pagare. Un pensiero soltanto che inizia a fare radici nella nostra mente, che non è in accordo alla parola di Dio, ci può distruggere. Per questo è importante che sviluppiamo tutti quanti noi la mente di Cristo Gesù. Gesù aveva un interesse: venuto dal cielo sulla terra, servire il Padre sulla terra. Gesù aveva un interesse, non piacerà al mondo, non piacerà a me, non piacerà all'umanità, ma piacerà al Padre. E quando piaceva al Padre stava servendo l'umanità. È lo stesso pensiero che Cristo aveva, dobbiamo avere noi. Noi non dobbiamo piacere al mondo, ovvero le persone che non conoscono Cristo. Noi dobbiamo piacere al Padre e servire le persone che non conoscono Cristo. Amare, perdonare, riconciliare le persone, pregare per le persone, pregare perché i matrimoni si accordano,
pregare piuttosto che dividere, dare consigli di divisione per i matrimoni. E tante volte, permettetemi, ci sono anche fratelli che si dimettono per dividere i matrimoni piuttosto che accordare. Ecco, tuo marito ti sta trattando così perché tuo marito non dovrebbe fare questo, perché tua moglie non dovrebbe fare quello. No, mettiti in preghiera, prega perché si possano unire, perché si possa togliere dalla vergogna del Signore, della famiglia di Cristo, il divorzio e la separazione. Queste cose la Bibbia dice devono essere estirpate dalla nostra, dalla Chiesa. Quando una persona si mette in mezzo per dividere un matrimonio, dividere i fratelli, non sono pensieri di Cristo, sono pensieri diabolici. E ce ne saranno tanti altri da dire. Cioè basta, non vado più in chiesa. A chi lo fa il torto? Al pastore? Ai fratelli? O lo fai a te? A chi fa il torto? Basta, non prego più. A chi fa il torto? Lo fai a te? Non lo fai ad altri? E questi pensieri non sono pensieri di Cristo, sono pensieri diabolici. E la Bibbia dice che abbiate la mente di Cristo Gesù, ragionate secondo Cristo. Noi tutti dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Stai con persone che pensano per il bene. Un'altra carenza che c'è nella Chiesa è che non si sviluppano amicizie con persone sante e persone di fede. Stai con persone che stanno crescendo nella fede. Stai con persone che ti portano di livello superiore. Stai con persone che pensano in modo diverso dal mondo, che ragionano come ragiona la parola di Dio, che amano la parola di Dio, che amano la fede, che amano la preghiera, che amano la sottomissione. Stai con quelle persone e ti porteranno ad un livello più alto. Amen? Amen se significa è così. Quindi tre persone hanno asserito. Grazie per queste tre persone che hanno asserito. Alleluia. Alziamoci in piedi e preghiamo questa sera. Alleluia. Amo, prega tu. Alleluia. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per quello che abbiamo ascoltato questa sera. Grazie, Signore, che la Tua parola trasforma i nostri cuori, le nostre vite. Noi non vogliamo essere solo uditori della Tua parola, ma facitori, così come dice, Signore, la Tua parola. Vogliamo essere trasformati dalla Tua parola. Noi vogliamo mettere in pratica, vogliamo obbedire alla Tua parola. Perciò, Signore, mettici in condizione di poterla fare, Signore. Metti nel nostro cuore il desiderio di volerti ubbidire, di crescere in Te, Signore, di avere sete, fame della Tua parola. Signore, noi abbiamo bisogno della Tua parola e vogliamo avere questa piena percezione del bisogno che ognuno di noi abbiamo di ricevere la Tua parola, perché essa possa trasformarci e possa farci diventare sempre di più somiglianti a Gesù. Grazie, Signore, che Tu, Signore, attraverso la Tua parola, Signore, ci aiuti, Signore, a cambiare il nostro modo di pensare. Noi vogliamo, Signore, che la nostra mente possa pensare tutto quello che è buono, tutto quello che è vero, tutto quello che ha una fama, tutto quello, Signore, che è la verità. Signore, noi vogliamo pensare come Tu pensi. Vogliamo, Signore, desideriamo mettere al posto dei pensieri carnali, Signore, quello che pensa la Tua parola, il pensiero della Tua parola. E, Signore, per questo questa sera Ti ringraziamo per quello che abbiamo ascoltato, perché noi ci adopereremo per poter, Signore, crescere, Signore, nella conoscenza della Tua parola e poter pensare come la parola pensa. Signore, grazie. Signore, Ti benediciamo, vogliamo, Signore, ringraziarti per quello che, Signore, farai e stai continuando a fare nelle nostre vite, per come stai trasformando le nostre vite. Grazie, Signore, per l'amore che Tu spargi gli uni per gli altri, Signore. Vogliamo ringraziarti questa sera e Ti diamo tutto l'onore, tutto il ringraziamento nel nome di Gesù e tutta la gloria Tua. Amen. Amen. Amen.
Pace e benedizione.